scritto su Twitter con le piume. Vi esorteremo ad avere o prendere ore di orizzontamento o prendere un'altra assemblea di classe. Casa è una precauzione in più per la nostra sicurezza. Cerchiamo di non fare cazzate, facciamo vedere che abbiamo organizzato tutto. Lo vogliamo fare. E poi c'è anche... Noi sapevamo che dovevamo arrivare, entrare, posizionare la gente, poi c'era chi doveva andare subito a parlare col preside, chi con i bidelli, chi doveva far entrare da alcune entrate, chi doveva assicurarsi che le porte fossero chiuse e che la gente si sedesse. Cioè, cazzo, eravamo un botto e c'era tutta la gente che era seduta. Cioè, io sono entrata e c'era tutto il Minghetti che non vedevamo da 2 anni. Cioè, io conoscevo un quarantesimo della gente che c'era lì. E poi è iniziata la plenaria. Tra l'altro c'era il preside che ci guardava dall'alto e che ogni tanto rideva. E abbiamo iniziato facendo un breve discorso su cosa stavamo facendo, perché in realtà, a parte quelli del collettivo e quelli che erano un po' più focussati su cosa stavamo facendo, molti non sapevano che già quel gesto era un gesto di occupazione, anche se noi l'avevamo detto, esplicitato, perché c'erano tutti dei problemi di coerenza, di anche essere trasparenti con tutti poi i minghettiani che anche non si erano interessati fino a quel momento ai collettivi. E quindi poi ne siamo arrivati e allora abbiamo iniziato poi a leggere il manifesto. Quello era proprio il nostro grido, il nostro più lavoro compiuto fino a quel momento. Cioè era già un punto di partenza importante quello. E poi dopo è sceso anche il preside e il preside si è venuto a parlare e il preside ci aveva detto che lui non sarebbe venuto a parlare perché quello era già un gesto di occupazione, quindi sarebbe già stato un gesto in cui lui era in un certo senso l'istituzione che non poteva far sì che quella cosa accadesse, per quanto lui ci avesse detto che anche lui aveva fatto le sue occupazioni, che comunque lui riconosceva dei problemi interni alla scuola e tutte delle questioni che lui, anche se era il datore di lavoro, di tutti quei dipendenti che vedevano quel gesto di occupazione, però riconosceva. E quindi lui è venuto e ha detto anche lui che quella che lui invece proponeva, una sorta di autogestione, era un'occupazione più controllata. E allora noi a quel punto ci siamo scatenati, perché per noi quello era già dire che cavolo, cioè ne stavamo facendo una cosa che non era solo un gesto forte da parte nostra, ma forse lo poteva essere anche per qualcun altro. In realtà avevamo un'approvazione in un certo senso dal preside. E poi cosa è successo? Che c'è stata la votazione. E la votazione è stato proprio il momento in cui si è detto: chi vuole fare l'occupazione si alzi. E tutti si sono alzati, cioè che c'è stato proprio un impeto, cioè c'è stata tutta la gente che proprio ha fatto questo gesto quasi catartico, perché proprio si è alzata e ha detto sì, io voglio occupare, cioè. E allora in quel momento proprio, cioè, da quel momento proprio è iniziato tutto e dopo è tutta un'altra storia.
Dove cazzo la trovano un'altra occupazione così organizzata? Non lo so, cosa sei rimasto. Ciao a tutti, sono Francesco e sono un collaboratore del Liceo Minghetti. Sono qui per parlare del clima preoccupazione. Praticamente si respirava un clima di incertezza sia tra i professori e sia tra i collaboratori scolastici, in quanto nessuno ancora sapeva la data precisa. Infatti i professori cercavano di carpire il più possibile le informazioni dei propri studenti, mentre noi collaboratori cercavamo di scherzare con i ragazzi, quindi capire un po', beh raga, ma la fate o non la fate? Nonostante ciò si vociferavano molte date, quindi non c'era una data precisa e allora tutti brancolavamo nel dubbio. Durante l'occupazione invece si è passati da un clima di incertezza a un clima invece più frizzante, più festoso, perché i ragazzi comunque stavano rispettando i loro piani, i loro progetti e tutto procedeva per il meglio. Diciamo che c'era una gran confusione per i corridoi, fin quando comunque i ragazzi poi non si sono smistati nelle varie classi, perché i ragazzi si erano organizzati con tantissime attività strainteressanti. L'unico neo di queste prime giornate, anzi principalmente della prima giornata, è stato il tema delle pulizie, in quanto comunque i ragazzi sono stati poco attenti ai locali, ai bagni e alle varie classi. Però hanno risolto poi l'indomani questa problematica interfacciandosi con i collaboratori, e su questo i ragazzi sono stati molto propositivi e si sono organizzati con delle varie squadre di pulizia al mattino e alla sera, facendo dei turni. No, perché diciamo che è stato l'unico problema e loro l'hanno risolto, capito? Voglio sottolineare questa parte. Perché per il resto poi è andato tutto bene, cioè è andato tutto per i piani, non avete avuto grandi problematiche anche per quanto riguarda poi i rapporti con il preside, con la stampa, cioè voi siete stati perfetti. Cioè, bisogna dirlo, raga. Poi anche gli altri, i vostri compagni delle altre scuole vi hanno preso l'esempio, quindi un motivo ci sarà. Quindi sì, vociferavano varie date per quanto riguarda l'inizio dell'occupazione. In realtà molti credevano che non l'avreste fatto per davvero. Io in realtà sì. Allora, ciao, io sono Agostino, uno studente del Minghetti del quinto anno, e in occupazione noi abbiamo avuto bisogno di una sorta di servizio d'ordine che un attimo controllasse che la scuola non implodesse, perché eravamo in tante dentro la scuola, volevamo uscire dall'occupazione senza che la scuola fosse messa peggio di prima. E un'altra cosa che facevamo di servizio d'ordine era quella di controllare un attimo le entrate della scuola, perché essendo che noi già eravamo in tante non volevamo che
troppa gente entrasse e poi? Ah, poi il primo giorno avevamo organizzato, durante l'assemblea plenaria, abbiamo organizzato un open call per chi appunto volesse partecipare al servizio d'ordine, e la cui mansione principale era quella di stare davanti alla porta e facendo dei turni durante sia tutto il giorno che poi tutta la notte, appunto perché volevamo che le porte fossero, cioè l'accesso alla scuola fosse sempre garantito, come poi l'uscita, però appunto avevamo sempre bisogno di qualcuno che stesse lì a controllare, a brigare, fare, e quindi questo. Cioè appunto perché c'era sempre un po' di musica anche la sera, magari la scuola un po' era un po' voluto e non voluto, si trasformava un po' in una festa, e quindi ovviamente essendo in centro un sacco di gente veniva poi da scuola, però appunto era un'autogestione, cioè era un'occupazione, la pratica dell'autogestione non è fare sempre festa, quindi bisognava mantenere un decoro e... No, oddio, che brutta cosa che ho detto. Cazzo. Bisognava comunque mantenere una forma e quindi sì, un po' di gente cercava di entrare, ci sono stati un po' di problemi, ci hanno lanciato dei petardi. E quindi, però dai, in verità è andato super bene, non è mai successo niente di troppo, però dai, cioè nel senso, eravamo una bella squadra. Okay. Mi chiamo Agnese Del Zozzo, sono una studentessa del liceo Minghetti di Bologna. Le giornate erano organizzate in mattina, pomeriggio e sera, e ad ogni mattina avevamo dato un tema, come per esempio l'ambientalismo o tematiche di genere. La mattina, appunto, essendo che c'era un tema preciso, abbiamo avuto l'occasione di invitare associazioni che collaborano con noi all'esterno della scuola, come per esempio la Maleducation, Friday for Future, e quindi abbiamo avuto appunto l'occasione di confrontarci con altre realtà e poi dopo tessere, diciamo, delle unioni che sono cresciute con il tempo. Invece al pomeriggio, diciamo, le attività erano un pochino più libere, quindi ognuno poteva proporre quello che voleva. Avevamo ad esempio tornei di pallavolo, da tornei di pallavolo a, ad esempio, non so, tradurre Harry Potter dal greco, o anche cose un pochino più serie. Abbiamo anche partecipato come collettivo, abbiamo mandato una delegazione a una delle manifestazioni che si erano appunto tenute in quei giorni. E invece la sera organizzavamo delle attività un pochino più ricreative, ad esempio abbiamo organizzato il carnevale, una delle giornate che è stata il mercoledì se non mi sbaglio, oppure abbiamo invitato dei musicisti a suonare la prima sera. Abbiamo avuto delle ragazze della Murga che ci hanno fatto fare un laboratorio di balli di sala, diciamo. Tutte le mattine avveniva una plenaria prima dell'inizio delle attività, nella quale venivano elencate le attività della giornata, quindi tutto quello che c'era inserito all'interno del documento che tutti potevano visionare, anche grazie al gruppo comunicazioni che scriveva il bollettino del giorno, quindi venivano distribuite anche queste diciamo, informazioni, e si faceva anche la sera, diciamo, un collettivo finale prima di iniziare le attività serali, quindi più o meno prima dell'ora di cena, per fare una sorta di recap della giornata e capire come si poteva migliorare la giornata successiva. Infatti abbiamo avuto un pochino di problematiche magari i primi giorni, che però siamo riusciti tranquillamente a risolvere.
Io sono Alice, sono una studentessa del Minghetti, frequento la quinta ginnasio e durante l'occupazione facevo parte del gruppo di organizzazione delle varie attività. Noi abbiamo fatto delle attività secondo me molto interessanti, soprattutto perché erano tutte proposte da noi studenti e quindi abbiamo trattato delle questioni che effettivamente ci interessavano molto. Io mi sono ritrovata stimolata in molti discorsi, discussioni e vari gruppi che abbiamo fatto e quindi secondo me siamo riusciti proprio a creare un ambiente stimolante su proprio questioni che premevano noi, questioni che, di cui secondo noi bisognava parlare. Abbiamo fatto anche un gruppo con Fridays for Future, io ho fatto un gruppo bellissimo sull'identità di genere, l'educazione sessuale non eteronormativa e secondo me è stata anche un'occasione in cui abbiamo rimparato a studiare, imparare, essere curiosi e non diciamo imparare nuove cose in modo monotono. Ne hanno parlato di una cosa super figa, secondo me. Si può dire? Ho fatto un gruppo che mi è piaciuto molto con Non Una Di Meno, in cui abbiamo parlato di violenza di genere e tutte le varie questioni legate al genere. E diciamo mi ha aperto molto un mondo, perché fare dei gruppi con degli esterni esperti fa arrivare a delle conclusioni e anche in delle discussioni orizzontali che magari da soli non saremmo riusciti a raggiungere lo stesso obiettivo e le stesse conclusioni.